Ragazzi, oggi si parte. Destinazione Milano, dove ho potuto partecipare ad un laboratorio di coding della Clementoni, che è stata anche una delle primissime uscite di Mind Designer, robot programmabile che sa disegnare. Ero alla Triennale di Milano, un posto ricco di ispirazioni e anche di facce buffe giganti, dove c'era anche una mostra sui 50 anni auguri Sapientino di Sapientino, il primo infatti del 1967. Guardate quanto erano giganti i computer all'epoca. Nell'87, ragazzi, questo è il mio Sapientino di quando ero bimbo, io il Sapientino più poi arrivata. Siamo nel 92, la mitica penna parlante, e poi con l'avvento di internet si possono scaricare le schede di Sapientino, il primo computer, poi sono arrivati i tempi touch per arrivare ai giorni nostri con Doc, il robot educativo parlante. E adesso andiamo al laboratorio di coding a conoscere Mind Designer. Eccoci nell'area dedicata al laboratorio di coding, dove ho potuto entrare un po' prima, curiosare, fare un po' di domande, sbirciare. Ringrazio Clementoni per questa collaborazione. Ho avuto anche la fortuna di conoscere Matteo, che è la mente che sta dietro dentro Mind Designer, che ha un aspetto veramente carinissimo, sembra uscito da un cartone animato, questi LED fantastici che si illuminano, questo look proprio da cartone, ma soprattutto sa fare un sacco di cose, soprattutto sa disegnare, e quindi è in grado di fare dei disegni geometrici. Guardate la precisione, ripassa addirittura sulle sue stesse linee in maniera precisissima. Poi questi disegni ovviamente li possiamo personalizzare, come tutta l'esperienza di gioco e di programmazione è personalizzabile. Sono partiti i laboratori e ho giocato anch'io ovviamente per smanettare e vedere proprio come funziona. Quindi dal gioco sfida vero e proprio col tabellone dedicato ai giochi, è un tabellone doppio side, doppio lato, c'è anche una vera e propria escape room, ma poi i tabelloni si possono anche inventare, ragazzi, sapendo che lui ha un passo di 15 cm, si possono creare delle storie, fare delle sfide, fare delle challenge, quindi personalizzate, magari anche da vincere, e si può veramente costruire un'esperienza di gioco totalmente personalizzata grazie appunto ai diversi comandi, che possono essere vocali, possiamo comandare sul suo tastierino sulla scheda, oppure possiamo utilizzare l'applicazione dove c'è la possibilità di disegnare liberamente, oppure degli animali veramente fantastici. E poi, ragazzi, me lo sono portato a casa e quindi è arrivato il momento di andare subito di corsa al mio tavolo d'unboxing per andare a provare Mind Designer. Partiamo dalla confezione, dove c'è il riconoscimento vocale, quindi la possibilità di comandare Mind Designer con la nostra voce, il disegno di figure e forme geometriche, il coding, la programmazione anche tramite l'app gratuita Clementoni. È un gioco STEM che indica quell'approccio interdisciplinare a scienze, tecnologia, ingegneria e matematica che qui possiamo imparare giocando, interagendo con Mind Designer, che è un robot intelligente, perché quando noi lo mettiamo sul suo tabellone di gioco contenuto nella confezione, lui sa qual è il via, sa qual è la sua posizione, quindi possiamo con lui andare ad interagire. Ma andiamo col nostro classico giro di scatola e partiamo dall'unboxing della confezione prendendo in mano Mind Designer, che è veramente, come dicevo prima, molto molto caruccio. Il tastierino, la possibilità di inserire nella cavità il pennarello, lo vedremo tra un attimo. C'è anche il manuale ovviamente di istruzioni, molto sintetico ma anche molto chiaro, veramente in poche pagine c'è proprio tutto. I pennarelli per andare a disegnare, una guida vocale staccabile cartonata bella resistente per avere sempre comandi vocali con noi, e sul fondo tra virgolette segreto abbiamo il tabellone di gioco per la modalità Edu e dei fogli di carta A3, che è il punto di riferimento di Mind Designer per poter andare subito a disegnare con lui. Inserimento delle batterie, funzionamento del tastierino sulla schiena di Mind Designer e le tre modalità di gioco: quella free libera, con cui è perfetto iniziare, quella Edu col tabellone di gioco che vedremo ovviamente, quella tramite l'applicazione. C'è il riconoscimento vocale con tutti i comandi nelle varie modalità di gioco e il disegno con l'accortezza, quando andiamo a inserire il pennarello, di utilizzare lo strategico accessorio che ha inserito Clementoni nella confezione per mettere la punta del pennarello, vedremo, all'altezza giusta. E ora il tasto di accensione, che vi fa entrare nelle varie modalità che sono proprio indicate su Mind Designer. Questo è il tastierino che possiamo proprio toccare per la classica interazione analogica col nostro Mind Designer, il tasto mic che attiva il riconoscimento vocale, per cui io posso parlare con lui e dargli i comandi. Sul retro vado a inserire le quattro batterie di tipo AA stilo con cui deve essere alimentato. Andiamo all'inserimento del pennarello, per cui vi dicevo c'è lo stratagemma, il barbatrucco di questo accessorio, che ci permette di andare a mettere il pennarello all'altezza giusta, altrimenti potremo o spingere troppo oppure troppo poco. In questo modo il pennarello è proprio all'altezza perfetta e siamo pronti per andare a disegnare e a programmare con Mind Designer. È arrivato il momento di conoscere Mind, ragazzi. L'ho messo su una superficie liscia, perfetta per disegnare, e ora lo accendiamo. Ciao, io sono Mind. Sono carico e pronto a giocare. Programma selezionato. Esplorazione. Premi le frecce colorate per creare una sequenza di comandi. Poi premi OK per partire.
farmi partire, oppure premi i pulsanti per disegnare, in attesa di istruzioni. Come vedete, lui già ci guida nel suo utilizzo. I suoi occhietti sono veramente deliziosi e qua in alto si vede poco perché ci sono i riflessi e si vede me, ciao ragazzi. C'è tutta la parte del suo cervello elettronico, tra virgolette, illuminato. È carinissimo. Ti abbasso un pochino, Mind. Eccolo qua, vedete, è veramente molto bello anche il suo design. Fammi sgranchire gli ingranati. Sì, hai ragione. Allora ragazzi, la prima cosa è simpaticissimo. La prima cosa che vorrei provare nella modalità libera, che è quella che ho selezionato qui a lato, è il comando vocale, perché è sorprendente poter dialogare con lui e fargli compiere delle azioni. E qui vado a schiacciare sulla sua sinistra, ecco qua, il microfono. A questo punto lui sarà pronto ad eseguire i comandi. Ok, Mind. Mind si trova su uno dei fogli di carte dotazione e ora iniziamo. Salutiamolo per educazione. Ciao, Mind! Ciao, che ti va di fare oggi? Io ho proprio voglia di disegnare. Sono in ascolto. Volevo fare proprio quello. Vedete il cambio anche di colore della luce LED, per cui lui è pronto ora ad ascoltare. Disegniamo insieme. Se vuoi farmi disegnare, posizionami su un foglio bianco e metti un pennarello sulla mia schiena. Sei su un foglio bianco, manca il pennarello. Allora, per il pennarello devo inserire l'opportuno accessorio che abbiamo visto prima. Inserisco anche il pennarello. Eccoci qua. Ora che sono al livello giusto, tolgo l'accessorio e vado con il comando. Disegniamo una barca. Eccoci. E lui inizia, ragazzi. Con grande precisione, lui fa i movimenti corretti per andare a disegnare una barca. Proprio lì, sotto di lui. Eccolo qua. Eccoci! Diamo un'occhiata perché sono proprio curioso. Voilà! Ma sì, perfetto! Bravissimo, Mind! Scusate, ve la giro. Eccolo qua, ragazzi. Mind è stato veramente precisissimo. Guardate quando è passato sulla sua stessa linea. È passato perfettamente sopra. Ora facciamo fare a Mind un nuovo disegno, ma seguendo le nostre indicazioni vocali. Per farlo torniamo al menu principale. Menu principale, le mie orecchie cibernetiche sono attive. Ora andiamo a scegliere guida vocale. Comandi direzionali attivi, dove devo andare? Come lui stesso ci ha suggerito, ora siamo in grado di dirgli la direzione che deve prendere per realizzare il nostro disegno. E se all'inizio non abbiamo in mente tutti i comandi, beh, abbiamo la lista dei comandi vocali che abbiamo visto prima nell'unboxing, che ci fa un bel riassunto di tutti i comandi che possiamo utilizzare. Posizioniamo prima il pennarello, cambiamo colore e andiamo sul rosso. Come sempre, utilizziamo il nostro accessorio come punto di riferimento per il pennarello. Posiziono Mind sul foglio bianco. Ora darò a Mind, ragazzi, una sequenza di comandi. Un beep mi darà la conferma che lui ha recepito correttamente il comando. E poi lo faremo partire. Iniziamo. Vai avanti. Avete sentito il beep di conferma? Gira a destra. Vai avanti. Gira a destra. Vai avanti. Gira a destra. Vai avanti, gira a destra, e a questo punto lo facciamo andare. Partiamo, Mind! E lui parte, ragazzi. Va dritto per dritto, poi gira a destra, giustamente come gli ho detto io, poi va ancora dritto per dritto, poi gira a destra, poi va ancora dritto per dritto, poi gira a destra. Stiamo realizzando, ebbene sì, stiamo facendo proprio un quadrato. E poi gira a destra. Ed ecco qua, ragazzi, la figura è stata completata. Andiamo a dare un'occhiata. E Mind, come da nostre istruzioni vocali di programmazione, ha realizzato un quadrato. Il lato del quadrato è di 15 cm, che abbiamo visto essere proprio il passo di Mind, cioè lo stesso del tabellone che abbiamo unboxato dalla confezione. Ora andiamo sempre a disegnare, ma questa volta, ragazzi, lo facciamo con l'applicazione di Mind Designer. Connettere Mind Designer all'applicazione è veramente semplicissimo. Accendiamo il nostro robot e andiamo a selezionare la modalità app, che è questa qua su. Andiamo. Ciao, io sono Mind. Vedete? Mind ci saluta e poi blinca di luce blu. A questo punto lui sta cercando il dispositivo. Si cercano, eccoci qua, si scannerizzano e si trovano. Avete visto? Ricerca terminata. Connessione in corso. Salve, che ti va di fare oggi? Allora, Mind, direi di disegnare, giusto? E quindi vado qui a selezionare tra le tre attività possibili: la programmazione a blocchi, che vedremo, il comando in tempo reale, lo possiamo radiocomandare, e poi il disegno. Ho proprio voglia di disegnare. Qui possiamo scegliere tra il Tangram degli animali,
oppure il disegno libero. Andiamo sul disegno libero. Vado ora letteralmente con la mia mano a disegnare il mio primo progetto. Ho il mio cursore, traccio una linea, eccola qua, mi fermo, la stella inizia a brillare, vuol dire che il punto è segnato. Vado qua in basso, mi fermo, il punto è ancora segnato. Vado su qua in alto, mi fermo, il punto è segnato. Vado qua in basso, mi fermo, il punto è segnato. E poi torno al punto di partenza, ragazzi, perché ho disegnato una stella. Se non sono soddisfatto del risultato, qua in basso avrei potuto cancellare la mia ultima azione oppure ripristinarla. Ora do il play e vediamo come Mind la disegnerà. Ci ricordiamo del nostro accessorio. Andiamo questa volta a mettere il colore nero, cambiamo ancora una volta. Eccoci qua. Siamo arrivati alla corretta misura. Schiacciamo il tasto play, ragazzi, eccolo qua, nell'angolino. E vediamo Mind Designer come disegna la mia stella. Vai, Mind! Si parte! Sono proprio curioso. Eccola l'opera. Eccoci qua. Ragazzi, la sta facendo! Fantastico! Adesso ve la mostro, l'ho già intuita. Ed ecco la mia stella, ragazzi, è proprio identica, come vedete, a quella che avevo disegnato, o meglio programmato, nell'applicazione. La vado a salvare, direi di chiamarla Mind Star. La stella che ho disegnato con le dita è in realtà una sequenza di programmazione che trovo già tradotta nella sezione coding, ovvero se io vado qua su coding e vado sull'icona del disegno qua sopra, mi ritrovo, avete visto, Mind Star, la mia stella. Ci tappo sopra, carico Mind Star. Vedete, lui la sta ridisegnando. E qua sotto io mi ritrovo tutte le distanze, tutti i gradi che io ho tracciato col dito e che vengono ricostruiti sotto forma di sequenza di blocchi. Per cui io questa sequenza di blocchi la posso andare a modificare. Se vado su un blocco e cambio l'angolatura, ad esempio, avete visto? Dietro c'è l'anteprima e sto vedendo come cambia la mia stella. È cambiata decisamente. Torno a 145, se non mi ricordo male il valore di partenza. Eccoci qua. E la stella è tornata. Tappando sopra faccio sparire Mind Designer per vedere per bene la mia stella. Eccola qua. È tornata al suo aspetto originale. Questa funzione veramente l'adoro, perché prima io posso a dito andare ad inventarmi qualcosa e poi questa la posso andare a conoscere, approfondire, cambiare e personalizzare nella sezione coding. Tappando qui in alto invece abbiamo delle forme geometriche. Cosa vuoi fargli disegnare? Triangolo, quadrato, esagono, figure, clessidra, pesce e così via, e poi le figure del tangram degli animali che possiamo sbloccare proprio andando a giocare con il tangram. Ovvero, selezionando qui tangram degli animali, tocchiamo il primo pianeta per disegnare, il pianeta del topo. Proviamo a disegnare un topo, giustamente. Tocca sul triangolo giallo, eccolo qua. Bene, ora lo ruotiamo tre volte. 1, 2 e 3. A questo punto, eccolo qua. Sarà il nostro musetto del topolino. Strabiliante! Ora andiamo a completare la figura. È proprio un tangram, vero e proprio. Per cui questo lo possiamo già inserire qui. Poi questo lo giriamo, così, in questo modo. Ok. Wow! E ora manca l'ultimo pezzo, il trapezio, che vado ad inserire qui. Incredibile! Ok. Ce l'abbiamo fatta! Guardate come si anima, è carinissimo. Bellissime veramente anche le animazioni. Possiamo far disegnare a Mind questa figura, dandogli l'ok. Posizionami su un foglio bianco e inserisci il pennarello sulla mia schiena. Ci dà anche i riferimenti delle dimensioni. E adesso gli facciamo disegnare il topo. Vai, si parte! Missione compiuta! La missione compiuta, andiamo a verificare. Ed ecco infatti che ha disegnato il topolino. Qui sull'app, avete visto, si è sbloccato l'animale successivo, il cigno. E se andiamo sul coding, qui troviamo il topolino che abbiamo sbloccato. Lo vado a caricare. D'accordo. E qua trovo tutta la programmazione necessaria per realizzare il topo, che possiamo quindi riavviare oppure possiamo andare a modificare. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il pannello del coding, in questo caso il coding avanzato. C'è anche un coding base con un pannello semplificato. Programmare con la programmazione a blocchi è semplice e intuitivo, basta trascinare l'azione qui nella sequenza che andremo a creare. Lo faccio girare a destra, qua vedete posso scegliere l'angolatura, lasciamo 90 gradi, lo mando avanti. Eccoci qui,
E qua scelgo i centimetri che poi saranno riportati in attesa di istruzioni alle dimensioni del nostro foglio di riferimento. 8, no, un po' di meno. 5. Ok. Ora lo faccio ruotare verso sinistra di 90 gradi. Ok. Confermo. Lo faccio andare avanti. Qua posso verificare, come vedete, le proporzioni e direi che è troppo rispetto a quello che ho in mente. Quindi abbasso molto le dimensioni. Così. Vado a vedere l'anteprima. Mi piace. A questo punto lo faccio ruotare verso destra. E lo faccio ruotare di... vediamo... 120 gradi. Gli do la conferma. Nascondo Mind Designer. Così. E avete visto che ho realizzato una freccia. Posso andare a salvare la mia sequenza di programmazione. Chiamiamola freccia. Eccola qua. Salvata, la posso poi andare a riprendere ovviamente, riprogrammare e così via. E nella modalità educativa, ecco ragazzi qua sotto uno dei due tabelloni, andiamo a giocare in maniera interattiva con la programmazione. Mind ci comunicherà delle missioni ben precise da completare, facendogli raggiungere l'obiettivo richiesto. Mind sa qual è la sua posizione nello spazio dei tabelloni e reagisce quindi in base alle azioni che noi gli facciamo compiere. Noi ora gireremo il tabellone e andremo a quello blu, al labirinto robotico. Giro il tabellone ragazzi, eccoci qua. Accendiamo Mind nella modalità Edu. Ciao, programma selezionato. Gioco intelligente. Con quale tabellone vuoi giocare? Premi la freccia gialla per selezionare il tabellone giallo. Oppure premi la freccia blu per il tabellone blu. Andiamo al tabellone blu, ragazzi. Tabellone blu selezionato. Posizionami sul via e premi OK. Vado a posizionare quindi il Mind Designer sul via. Occhio alla freccia che mi dice la direzione in cui lui va rivolto. Premiamo OK e ascoltiamo la nostra missione. Il labirinto robotico. Devo uscire dal labirinto, ma le porte sono tutte chiuse. Uno di questi robot deve avere una chiave. Ho sentito che il quadrato bot sta cercando un quaderno. Non posso passare sopra i laser di colore verde. Quadrato bot, ragazzi, ha bisogno di questo quaderno. Non posso passare sul verde, quindi qua non c'è verde. Posso andare dritto per dritto a prendere il quaderno. Ma se volessi tornare indietro di qua, laser verde, non posso fare. Allora mi conviene tornare indietro, di qua indietro, e poi andare da quadrato bot. Vado a comporre la mia sequenza, quindi avanti di due, uno e due. Raccolgo col tasto azione il mio quaderno, poi torno indietro, uno e due, torno indietro di due, uno, due. Arrivato qua, giro a sinistra, tac, e poi vado da quadrato bot. Basta che vado avanti di uno. Gli do l'ok e vediamo la mia sequenza sul campo di gioco. Partito. 1 e 2. Vai, raccolto. E 1. Un bip ci dice anche che è stata composta proprio quell'azione. Sì. Fantastico. Abbiamo ottenuto una chiave. Raggiungi la porta di colore verde. Programma alla velocità della luce. Vai, raggiungiamo la porta verde. Ricordiamoci che non possiamo passare per i laser verdi. Quindi mi conviene andare indietro di 1, 2, 3, 4. Dopo girare a sinistra avanti di 1. Quindi, e 1, e 2, e 3, e 4. Sono qua. Giro a sinistra. Vado avanti di 1. E gli do l'ok. Vai, Mind Designer. 1, 2, 3. Vai, ci siamo, sì! Si è aperta! Vai! Missione compiuta! Missione compiuta, ragazzi! Ora possiamo riposizionarlo sul via, premere OK e iniziare una nuova missione. Mind, ragazzi, è un robot digitale educativo veramente completo. Nelle sue tre modalità, quella free, quella edu e quella app, si nascondono tantissime attività che si possono realizzare, con cui si può disegnare, si può giocare, si può interagire. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto mettete un pollicione. Se avete domande e commenti su Mind vi aspetto qua sotto nei commenti al video. Noi ci vediamo ai prossimi video qui su Giochi, programmi dei ragazzi. A presto, alla prossima. Ciao ciao, Davide.